Bentrovati come tutto campo, vi porteremo questa sera fino in seconda categoria. Un gol storico perché Feroce sigla il primo gol di questa società tra i dilettanti. Soprattutto per cercare di rimediare a una situazione della precedente gestione e del precedente direttivo, creando non poco difficoltà non solo al Tor Viscosa ma anche ai cittadini. Mi spiace. Ma si poteva fare qualcosa di più in estate, sì ma, o no? Vignolini ha fatto di tutto e di più per far qualcosa. Ho sempre un grande ricordo, vedere le maglie verdi. E sono quelle della finale. Della finale, così lì a Gonars mi ha fatto veramente male. E dico che fai la seconda categoria girone D. Didi gli è rimasto solo il girone di seconda categoria. Se voglio usare una parola forte dico che è una porcheria. Bravi tutti, bravo Serini, perché se non perdi 2 anni devi essere bravo, quindi complimenti a lui. E sì. Motta e Gregorutti, io non so se a 20 anni correvano così. Da primi 5 può pensarci il tormezzo? Sicuramente per me sì. La Juventina la vedi da prime 5? Ma non so, secondo me è una buona squadra, poi bisogna vedere, ma oggi si è fatto male Novati e hanno preso Zanolla, che è un ottimo giocatore. Non nego che la Coppa Italia è un po' il nostro piccolo sogno. E un risultato di giornata? E lo 0-0 di Progorizia tricesimo è quello che mi ha stupito. Tricesimo? Più. Sì, sono d'accordo anch'io. San Vitello. San Vitese e Tolmezzo sorprese in eccellenza dopo 2 giornate a punteggio pieno, ma come avete sentito sono partiti quasi tutti i campionati fino al girone D di seconda categoria. Allora tante immagini da diversi campi, a tutto campo, il meglio, partiamo! Miglior squadra, Pro Fagnigola, e sì perché dopo l'esordio vincente in Coppa Italia arriva anche la vittoria in casa, in campionato. Il gol di Feroce vale per le statistiche, gli almanacchi, perché è il primo nella storia del Fagnigola tra i grandi. Miglior giocatore Pipan del Muggia 2020, guardate che assist per il gol del vantaggio di Crevatin. Poi Crevatin è bravissimo, con classe e qualità, a gestire quel pallone, colpo sotto e palla in rete, ma il passaggio con l'esterno destro di Pipan è da giocatore che vede calcio. E poi sigla soprattutto il gol, vittoria. Prima vittoria in prima categoria all'esordio per il Muggia 2020 e Pipan merita sicuramente il miglior giocatore di questa giornata dei dilettanti. Miglior allenatore, mi allineo a Pittilino, Mauro Serini del Tolmezzo. Scorsa settimana Tolmezzo miglior squadra, questa settimana tocca all'allenatore. Un esordio così in eccellenza merita di essere celebrato e presto. Sicuramente in carnia non bisogna esaltarsi, non sono certo tipi per farlo, ma come ha detto Pittilino, un allenatore che praticamente non perde dal febbraio 2022 e tra l'altro non era nemmeno lui in panchina in quella gara, quindi personalmente in panchina non perde dal 2021, qualche merito ce l'avrà, forse più di qualche merito. Miglior allenatore Mauro Serini del Tolmezzo. Al terzo posto il gol di Notar del Gonars. Si muove sicuramente la barriera, qualcosa non torna per il Tor Viscosa, ma che bravo il giocatore del Gonars, con potenza e precisione a spedire quella palla vicino all'incrocio. Al secondo posto la botta di Bogma, attenzione al Tamai perché se ritrova e sta bene questo giocatore è uno dei più interessanti dell'eccellenza, lui e Zorzetto, tra i 2 gol molto belli entrambi, però scegliamo il secondo, quello di Bogma, destro, imprendibile. E al primo posto il gol del provvisorio pareggio del Torre a Cordenons. Vincono i padroni di casa, ma che bella la rete di Precai. Serve Precai il tiro ed è un super gol. Miglior parata al terzo posto, ci mettiamo il riflesso di Torrenti del Muggia 2020. Che
che risponde presente sul colpo di testa di Blazina. Al secondo posto Cortiura dell'Avarian Mortean, che si distende bene e con tecnica e qualità respinge questa conclusione. Primo posto Asquini del Teor, gusto personalissimo, mi piace come va incontro a questa palla, come imposta la parata, allarga il braccio e mette in angolo, parata interessante e mi sento di premiarla. Primo posto per Asquini del Teor. Prova la gran botta, non va. Inizio di campionato assolutamente da rivedere per il Fiume Veneto Balnia. Dopo l'esaltante Trisi in Coppa col Pro Gorizia, la caduta col Tricesimo, seconda sconfitta consecutiva in campionato, tra l'altro in un derby con la San Vitese. Occhio Nero Verdi, non è certo una partenza da ricordare. E una birra la berrei con gli amici di Monfalcone, che spettacolo domenica al Boito con la presentazione dell'inno. Certo, una birra con tutti i tifosi sarebbe complicato, anche perché insomma sono personaggi che in quanto a festa se ne intendono. Allora ne beviamo una con il massimo rappresentante, il presidente Lugli, e complimenti all'intero ambiente monfalconese per come riescono sempre a interpretare il calcio in una maniera divertente ma anche con le giuste emozioni. L'inno è bellissimo, io ho avuto il piacere e l'onore di raccontare in teatro 100 anni di calcio a Monfalcone e vedere poi le immagini e la canzone mi ha davvero divertito ma anche emozionato, ad esempio quando Bruno Pizzul cita i giocatori storici e poi cantano i muli della Rocca ed è sempre spettacolo. E a proposito di momenti belli e divertenti, giovedì torna la partita di Magrini in scena, il nostro Gabriele, a Cordenons. Un piccolo assaggio. Senti, ti fermerai adesso il chiosco? Assolutamente, tu? Io devo, Stasera intanto, per lavar via la delusione, ci facciamo un po' i gin tonic. La griglia... Ruolo? Griglia, accompagnatore e tutto. Poi diciamo che quello che ho sopra, da quanto ne so io, ce l'hanno in tanti. Io solo il coraggio di metterli. Finché troverete il moroso. Esatto, qua ce ne sono. Qua ce ne sono, quindi puntiamo. Ah, voi quindi siete alla ricerca allora? Sì. E ricordo che vi propongo riguarda Emil Zubin. Ieri ha compiuto gli anni, tanti auguri Bomber. Certo, fa un po' male tornare indietro di 10 anni e vederlo in maglia nero-verde oggi che il Pordenone non gioca più in nessuna categoria. Però anche rivedere certe immagini può magari per un attimo far tornare il sorriso a certi tifosi. 10 anni fa Emil Zubin è stato il giocatore più forte della Serie D e tra l'altro abbiamo parlato di Monfalcone, uno dei momenti più belli è stato proprio quando segnò a Monfalcone con tutto il Boito ad applaudirlo in una Serie D che insomma fatica a ritrovare protagonisti. Pensate all'inizio difficile di Parlato, che era lui l'allenatore di quel Pordenone 10 anni fa, ora al Cerri Smuzzane, ma di questo ne parleremo domani perché iniziamo anche con tutto Serie D. Ma adesso vi lascio ad un ricordo, a quel Pordenone che purtroppo adesso non c'è più, e quell'Emil Zubin che incantava in ogni campo. Esci, il mister ti sostituisce forse consapevole di cosa ti aspettava, e tutto lo stadio di Monfalcone ti applaude. Ecco, non era mai successo quest'anno, è successo a Monfalcone in una delle tue migliori partite, però è un bel momento, tu ti sei girato verso la tribuna, hai ricambiato l'applauso. No, sicuramente è un momento emozionante. Adesso Zubin va col destro, Zubin, pallone che scende! Incredibile! Non ne sbaglia più una! All'incrocio dei pali, ancora una volta, al 10° minuto, Emil Zubin, mamma mia! E questo, se possibile, è il più bello dei calci di punizione segnati ultimamente da Zubin.